Nata nel 1951, la Povera è uno dei personaggi televisivi più noti dal grande pubblico italiano. Originaria dell'America, la donna ha raggiunto la notorietà nel bel paese grazie alla sua relazione, sfociata poi in matrimonio, con il cantante Albano Carrisi, con cui ha avuto anche un legame professionale. I due si sono poi separati, ma oggi, a distanza di tempo, sono in buoni rapporti. Siete curiosi di sapere cosa ha ricevuto esattamente la cantante e da chi? Punto di domanda Romina Power. Fiori e lettera per lei sul suo profilo Instagram, la Power ha pubblicato uno scatto che la ritrae mentre è al settimo cielo e conserva tra le mani uno splendido mazzo di fiori. Nella seconda fotografia, sempre all'interno dello stesso post, c'è invece una commovente letterina che qualcuno le ha dedicato. Di chi si tratta? Punto di domanda del suo fan club ufficiale che, come sempre, delizia la cantante di tante e innumerevoli attenzioni. Grazie al mio official fan club per i bellissimi fiori, ha infatti scritto Romina come didascalia del post, grazie a tutti aperte virgolette. D'altronde, la Povera è molto amata da moltissime persone, e i loro seguaci non possono fare a meno di farle sentire tutto il loro affetto e la loro vicinanza. A te che hai colorato e illuminato le nostre vite, recita la lettera scritta per lei, ti auguriamo un anno pieno di emozioni, virgola, felicità e soddisfazioni, aperte virgolette. E ancora, buon compleanno Romina, ti vogliamo bene. Sempre con te. Il posta ovviamente numerosissimi consensi, e molti dei suoi fans non hanno perso l'occasione per commentare lo scatto e augurarle buon compleanno. La vita privata di Romina Power. Nel 1970, la Povera ha sposato il famosissimo Albano Carrisi, da cui ha avuto quattro figli: due punti Ilenia, virgola, Iari, virgola, Cristella e Romina Junior. Dopo la scomparsa della loro primogenita, il loro legame è diventato sempre più difficile e si è poi tramutato in separazione. Nel corso di un'intervista rilasciata per Verissimo, Romina ha anche affermato che entrambi si amavano ancora quando c'è stata la rottura. I due sono però ancora oggi legalmente sposati, ma lui è attualmente legato sentimentalmente a Loredana Lecciso, da cui ha avuto altri due figli.